Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti e benvenute a questo video che rientra e apre un po' i lavori della 19ª settimana della salute mentale, un'iniziativa che da tanti anni a Reggio Emilia, il Dipartimento di Salute Mentale, l'azienda USL propongono in collaborazione con gli enti del territorio, le associazioni, per ragionare tutti insieme su tanti temi legati alla salute mentale a 360 gradi. Noi, come tradizione, ci dedichiamo un po' alla storia della psichiatria nelle nostre dirette e siccome il tema di quest'anno, della settimana, è condividere è una mite rivoluzione, abbiamo pescato dalla storia della psichiatria un personaggio che tra le tante etichette che ha avuto anche quella di rivoluzionario. C'è qui con me stamattina per parlarne Gaddo Maria Grassi, benvenuto Gaddo. Grazie Chiara, buongiorno a tutte e a tutti. Mi fa particolarmente piacere averti ospite per il video che inaugura la settimana della salute mentale, perché oltre ad essere psichiatra ed esperto di storia della psichiatria, sei stato anche, quando eri direttore del Dipartimento di Salute Mentale, l'iniziatore della settimana della salute mentale e insomma, ce l'hai trasmessa, ce l'hai lasciata in eredità e con gioia anche la portiamo avanti, siamo arrivati appunto alla 19ª edizione. Oggi vi parliamo di Davide Lazzaretti. Un personaggio che oggi forse, anzi sicuramente, è un po' dimenticato, che è vissuto nell'Ottocento in Italia, soprattutto gli anni interessanti della sua vicenda sono quelli proprio a cavallo delle vicende che hanno portato all'Unità d'Italia, gli anni subito successivi. E come dice il nostro titolo, profeta folle o rivoluzionario, perché in effetti è stato visto sia dai suoi contemporanei che dalle interpretazioni successive un po', secondo tutte queste etichette. Chi era Davide Lazzaretti? Un uomo che veniva da una famiglia anche umile di carrettieri, cresciuto, nato e cresciuto nella zona del Monte Amiata, quindi in Toscana, nella Val d'Orcia, in particolare nel paese di Arcidosso, dove tuttora c'è un centro studi a lui dedicato, c'è anche un museo, un piccolo museo molto grazioso che vi invito a visitare se vi trovate in zona. Da queste umili origini arriva un po' a squassare per alcuni anni la Chiesa e lo Stato italiano appena nato. Come mai? Inizialmente fa una vita che ci si aspetta da lui, aveva avuto in realtà da ragazzino una idea di vocazione religiosa che la famiglia non asseconda, quindi si dà il lavoro normale della sua famiglia, appunto trasportatori, no? Siamo anche in zone di cave, eccetera, fino a che non inizi da anche insomma, una vita normale, si sposa, fa dei figli, dice anche di aver avuto una vita molto dissoluta nei suoi anni giovanili, fino a che non inizia ad avere una serie di visioni che lo porteranno poi nelle vicende che vedremo mano a mano, prima ad essere acclamato anche all'interno della Chiesa, poi a uno scontro sia con la Chiesa che con lo Stato, quando queste sue idee iniziano insomma, ad essere viste come un po' scomode. Per comprendere meglio però la sua vicenda e l'interpretazione che i contemporanei ne hanno dato, ti chiedo come prima cosa, Gaddo, se ci puoi fare un'introduzione, una breve spiegazione su qual era l'atteggiamento e il legame che c'era all'epoca tra la Chiesa, la scienza e la psichiatria in Italia. Siamo più o meno negli anni 60-70 dell'Ottocento. Sì, era una psichiatria, una disciplina che ambiva a essere una scienza, una disciplina giovane, possiamo dire in Italia era nata grosso modo all'inizio del secolo, dell'Ottocento, con però un'istituzione forte che era naturalmente quella manicomiale. Era una disciplina che ambiva, come sappiamo, a occupare un ruolo sociale importante, ad avere una funzione sociale e quindi a essere riconosciuto all'interno del nascente Stato unitario, quindi che voleva incardinarsi come istituzione all'interno, fra le istituzioni dello Stato, del Regno d'Italia. La Chiesa era invece vista come, era sostanzialmente vista in modo molto critico. Naturalmente parliamo degli anni a cavallo o poco dopo la breccia di Porta Pia, quindi era una chiesa che si poneva, lei per prima, in modo critico nei confronti di quello Stato italiano unitario che le aveva sottratto il potere temporale e i territori di competenza, ed era una chiesa che, diciamo, quindi gli alienisti vedevano
con molto sospetto. Questo sia il socialista Lombroso, e questo è comprensibile perché le sue posizioni politiche e ideologiche erano diverse totalmente, ma anche chi aveva posizioni monarchiche come Verga, non ne parliamo, i risorgimentali, quelli come Livi che avevano partecipato anche alle battaglie come volontario. Carlo Livi, che era stato il direttore a Reggio Emilia, aveva partecipato alle battaglie di Solferino e San Martino, che insomma è la seconda guerra di indipendenza. Quindi erano persone che erano, Tamburini era dentro il Consiglio Superiore di Sanità, quindi era aveva un ruolo importante all'interno delle strutture, delle istituzioni liberali dell'epoca, quindi un po' tutti vedevano la Chiesa come un ostacolo allo sviluppo della loro disciplina. In fondo la Chiesa era al contempo anti-italiana, e per i motivi che abbiamo detto, ed era palese, ed era anche rivendicato dalla Chiesa stessa, il fatto di essere contraria al nascente Stato unitario, ed era anche antiscientifica perché i dogmi, le regole e le credenze religiose erano atti di fede e quindi contrastavano con una visione positivistica che era quella della psichiatria dell'epoca. Aggiungo anche che in fondo poi la Chiesa offriva agli occhi degli alienisti della seconda metà dell'Ottocento anche dei contenuti che poi venivano utilizzati dai pazienti vulnerabili, fragili, malati. La prima causa certo era biologica, ma poi trovavano un terreno fecondo per quelle che erano le manie religiose, i deliri religiosi, i deliri demonomaniaci, e quindi in qualche modo il pensiero antiscientifico della Chiesa poi forniva anche una base per lo sviluppo di deliri. Quindi sostanzialmente la posizione era abbastanza unanimemente critica nei confronti della Chiesa da parte degli alienisti. Ecco, arriviamo alle vicende clou della vita di Davide Lazzaretti. Tra l'altro anche lui ha partecipato, come Livi, alla seconda guerra d'indipendenza, ha combattuto appunto con l'esercito italiano. La svolta arriva nel 1868, quando, dicono a seguito di alcune forti febbri, ha nuovamente delle visioni, tipo quelle che aveva avuto da ragazzo, e dove in particolare gli viene data l'incarico da Dio, da dei suoi emissari, di andare a Roma per parlare col Papa. E sostanzialmente in questa fase il suo pensiero è tutto volto a un rinnovamento della Chiesa, tant'è che c'è appunto l'idea di più contatto con il Papa. Lui lascia il lavoro, va a Roma, non riesce ad avere questo incontro, ma si ritira per un certo periodo in una grotta che si trova nel Lazio, in un periodo diremmo di eremitaggio, probabilmente in compagnia di un altro eremita, un frate di origine tedesca, che secondo alcune interpretazioni ha anche un ruolo importante nella elaborazione del pensiero stesso di Davide Lazzaretti. Ritorna dopo un periodo nella sua arcidosso, ha in fronte un sigillo che dice essergli comparso in sogno, due C intrecciate con una croce, tra l'altro avendo una particolare pettinatura col ciuffo sceglieva lui quando mostrarlo o meno ai suoi adepti, ed inizia una sorta di predicazione che in un primo momento è anche vista con grande favore dalla Chiesa locale, che aveva scarsissima presa tra il popolo del Monte Amiata. Invece Davide Lazzaretti, con questa sua predicazione appunto volta a un rinnovo morale, ma anche a un aiuto materiale alla popolazione che evidentemente possiamo immaginare non viveva propriamente nel lusso, ottiene subito dei consensi, tanto che riesce a mobilitare un buon numero di suoi concittadini, anche persone dei paesi vicini, mette in piedi un sistema complesso che prevede una società di mutuo soccorso, una struttura di un'idea più teologica, invece più di elaborazione teologica, e anche una sorta di comune in cui i contadini, ma anche i proprietari, mettono in comune i loro beni, le loro terre, e le coltivano, tra l'altro con ottimi risultati, perché si nota, infatti uno dei motivi anche per cui la Chiesa si interessa a questo esperimento, si nota un grande coinvolgimento proprio in tutti quelli che vi partecipano. E in questa prima fase appunto del suo pensiero ancora non
non c'è uno scontro con la Chiesa e con lo Stato, che ci sarà però di lì a poco, perché le sue idee iniziano a diventare un po' più estreme, sia da un punto di vista teologico che sociale. Quindi possiamo immaginarci come siamo negli anni 1872-73, questo esperimento inizi a in qualche modo preoccupare sia l'autorità religiosa, perché mano a mano gli scritti che Lazzaretti, che pure teoricamente il letterato, inizia a pubblicare, si scostano dal pensiero dogmatico della Chiesa, sia da un altro punto di vista anche lo Stato inizia a essere un po' sospettoso verso questi esperimenti di comune, queste anche idee richieste molto più vicine alle idee repubblicane che non alle idee monarchiche, che ovviamente all'epoca andavano per lo maggiore. Tant'è che Lazzaretti inizia a subire anche qualche processo, sia dall'autorità civile che da quella religiosa. Avrà anche dei grandi sostenitori, anche all'interno della Chiesa, cito ad esempio Don Giovanni Bosco, poi San Giovanni Bosco. Durante uno di questi processi viene anche sottoposto all'unica perizia psichiatrica che gli viene fatta in vita, perché appunto qualcuno inizia a dire che non è un rivoluzionario, non è un nuovo Cristo mandato veramente da Dio, ma è semplicemente un pazzo che ha un delirio religioso. E che cosa ci dicono i periti che lo vedono durante il processo di Rieti? I periti ci dicono che è sano di mente, che non c'è assolutamente una monomania e che c'è piuttosto è una persona furba, una persona che fa i suoi interessi e che è seguito da una. E che i suoi fedeli, i suoi adepti sono persone ingenue, incolte. Perché dice questo? Perché la perizia dice questo? Secondo il parere di Verga, secondo il parere di Lombroso, perché a fare la perizia non erano stati dei veri alienisti, non erano stati dei medici comuni, quindi la chiamiamo perizia psichiatrica perché di fatto andava a valutare lo stato di salute mentale del Lazzaretti, ma in realtà venne affidata a due medici di Rieti, incaricati dal tribunale di Rieti, ma erano due medici condotti, non so se il termine all'epoca poteva essere questo, comunque non erano medici specialisti allora, e allora ecco a maggior ragione, no? I maggiori, i più importanti psichiatri, no? Di fine 800 dicono, ecco, vedete, si dà in mano una materia tanto delicata a chi non ne ha le competenze, perché in fondo qual era la colpa di questi due medici? Quella di avere valutato una persona che aveva le sue idee, rispondeva, parlava, aveva tutta una serie di aspetti per i quali era in parti sane, diremmo noi, quindi aspetti per i quali era in grado di ragionare, dunque non era folle. E allora i nostri dicono: ma di nuovo, come i cittadini, come i giudici, anche i medici non specializzati non riescono a vedere se non la follia, quella che però in fondo vedono tutti. Noi, che invece siamo gli specialisti, riusciamo a cogliere anche quelle forme intermedie in persone che apparentemente o comunque sono in grado di anche avere un buon funzionamento in alcune aree per alcuni aspetti della loro vita, ma poi nascondono la malattia mentale. Perché era stato affidato a dei medici non alienisti questo compito? Lombroso la sua idea ce l'ha per risparmiare sulle parcelle, cioè, perché noi siamo specialisti, abbiamo un costo maggiore, dice Lombroso, il socialista Lombroso peraltro, quindi comunque un ragionamento un po' non proprio in linea, ma comunque dice no, noi sappiamo di avere in virtù della nostra competenza delle parcelle più alte, ma lo Stato italiano vuole risparmiare e per questo ha avuto poi una scadente perizia. Lo Stato italiano vuole risparmiare, tanto è tanto vero che vuole a maggior ragione risparmiare proprio su quelle nuove strutture che si stavano cominciando, di cui si cominciava a parlare nel 76, era stata aperta il primo manicomio criminale ad Aversa, e vuole risparmiare su quelle strutture dedicate ai folli pericolosi, agli autori di reato, quindi diciamo così di psichiatria giudiziaria, quei manicomi criminali che poi nel tempo diventeranno manicomi giudiziari e OPG, ospedali psichiatrici giudiziari. E quindi dicono, beh, è stata affidata a delle persone incompetenti. Addirittura Verga ricorda che nel 72, se non sbaglio, comunque era stato anche già visitato
tra virgolette, visitato addirittura da un agente di polizia travestito da contadino cattolico della zona, che quindi era andato a parlare, a fare un colloquio, e anche lui era tornato con la convinzione che non si trattasse di un folle, ma di una persona furba circondata da sciocchi, sostanzialmente. Però il fatto che venisse addirittura delegato nemmeno un medico, ma un poliziotto a un compito di questo tipo, naturalmente faceva un po' inorridire Verga in quel caso e in generale degli alienisti dell'epoca. Esatto, gli ultimi anni della vita di Lazzaretti sono quelli di una svolta, decisamente di rottura, abbiamo detto, con lo Stato e con la Chiesa, perché la sua predicazione, potremmo dire, diventa ancora più radicale, no? Quindi anche lì, forse, se nel primo momento anche i medici avevano detto no, tutto sommato, il suo discorso non è poi così delirante, le sue idee in un secondo momento sono decisamente più ferme, parla di se stesso proprio non più come un profeta, ma come un nuovo Cristo, il Cristo della seconda venuta, che deve portare effettivamente il regno di Dio, parla delle visioni che ha, dei dialoghi che ha con Dio e dei progetti, inizia a fare anche delle profezie. Si sposta per alcuni anni anche in Francia, dove ha un grande seguito, perché comunque è un'epoca in cui questa idea di rinnovamento, di nuova rinascita, di rifondazione morale dello Stato e della Chiesa c'è, e non soltanto in Italia, vengono messe un po' in secondo piano le istanze sociali di cui abbiamo detto prima. Continua la pubblicazione dei suoi scritti, e quando torna in Italia il suo slogan è abbastanza radicale, se pensiamo per l'epoca: la Repubblica e il Regno di Cristo. Quindi se stesso come Cristo, un'idea anche di seguaci come nuovi apostoli, e una predicazione sempre più radicale, ormai in rotta con il potere. Arriva anche a fare alcune previsioni, a predire gli eventi imminenti, e convoca, indice anche, una grande processione per l'agosto del 1878. Siamo in un clima politico e religioso molto particolare, perché da poco è morto, dopo un lungo pontificato, Papa Pio IX, quindi effettivamente anche nella Chiesa ci sono dei cambiamenti oggettivi in atto. Davide Lazzaretti convoca una grande processione dei suoi seguaci, annunciando sostanzialmente che alla fine sarà più o meno assunto in cielo, o comunque ci sarà finalmente un grande fatto che porterà a questa nuova età dell'umanità. Viene convocata inizialmente per la metà di agosto, viene fatta, non succede nulla, viene riconvocata per due giorni dopo, dice di aver sbagliato la data, e qui purtroppo termina con un evento tragico, termina nel sangue, perché questa che alla fine era una tranquillissima processione di qualche centinaio di persone al massimo, che dal Monte Amiata andava giù verso la pianura, viene intercettata da un gruppo di militari, cioè in particolare tra di loro un carabiniere in borghese, che sembra sia il primo che apre il fuoco contro Lazzaretti e contro i suoi seguaci. Lazzaretti viene gravemente ferito, altri vengono uccisi, non trovano un medico e una casa disposta ad accogliere ad Arcidosso, devono spostarsi a un paese vicino, Santa Flora, dove purtroppo, nonostante le cure, muore dopo qualche giorno. E tuttora, se vi prendete la briga di andare a Santa Flora, all'interno del cimitero c'è la sua tomba di famiglia, molto rovinata ormai, ma è ancora lì. Come di Arcidosso, lo diciamo per dovere di cronaca, comunque qualche anno fa gli ha dedicato una lapide nel centro del paese, per dire come queste vicende, appunto, se abbiano dei riflessi ancora sui comuni oggi. Al momento della sua morte, questa vicenda, che come capite è anche abbastanza scabrosa, scatta un grandissimo dibattito, tanto che il Ministero dell'Interno deve far pubblicare la memoria dei fatti di Arcidosso per dare la propria interpretazione, cercare quindi di giustificare come un problema di grande ordine pubblico questo intervento drammatico che è stato fatto verso una processione, insomma, di persone che non stavano facendo assolutamente nulla. Si scatenano però di nuovo anche gli alienisti. Per un certo periodo diventa uno dei temi caldi discussi dagli psichiatri nei loro convegni, ci sono tantissime pubblicazioni e viene citato più volte. Lombroso addirittura chiede il suo cadavere per poter fare un'autopsia,
per poter in qualche modo almeno ex post visitarlo, perché come hai ricordato tu, in realtà non era mai stato visitato da degli psichiatri. Questo non impedisce però ai nostri di scrivere e pubblicare in base ai dati che hanno avuto, quindi non a un contatto diretto con Lazzaretti, ma in base ai fatti che sanno, pubblicare le loro versioni del caso, ovviamente. Proprio come dici, in realtà nessuno lo visitò mai, quindi dovettero fare le loro considerazioni sulla base solo di dati diretti, i dati di conoscenza che si avevano, ma anche e soprattutto i suoi scritti. Questi rimanevano ed erano per gli alienisti degli elementi importanti. E per tutti sostanzialmente, adesso citeremo tre, che però erano tre fra i più importanti d'Italia, Verga, Tanzi e Lombroso, assolutamente ai vertici della psichiatria italiana, e per tutti era sostanzialmente era una persona malata ed era una mania religiosa. Perché? Perché per Verga partiva da una considerazione preliminare, diceva, ma arcidosso, lui era di Milano, Verga, e quindi insomma c'è una bella differenza tra Milano e arcidosso. Dice, arcidosso in primo luogo più che un luogo di comunisti mi sembra un luogo di superstiziosi, quindi cioè non stiamo adesso a dargli una patente di così a sottolineare quello che può essere la valenza sociale o rivoluzionaria che poi ha portato alla strage, appunto, perché in fondo si parla di superstizione, di credenze e non di grandi movimenti politici e sociali. E lui era una persona folle, c'era, dopo lì, come al solito, nelle loro non perizie, perché certamente non erano perizie, ma assomigliavano, quindi dovevano recuperare l'anamnesi familiare, la storia familiare, la sua vita pregressa, eccetera, i fatti e via dicendo. E Verga diceva, beh, c'era un caso risulta che ci fosse un caso di mania religiosa già in qualche prozio o cosa del genere. C'era, lui ha avuto un passato all'inizio della vita un po' dissoluto da alcolista, aveva bevuto. Quindi, diciamo, anche se fisicamente in realtà erano persone molto sane, robuste e per niente non avevano delle stimmate come altri in altri casi si poteva evidenziare, però era fuori discussione che si trattasse di una persona malata e quindi di una mania religiosa. Anche Tanzi è di questa idea, Tanzi lo inserisce nella sua nota trattazione sulla paranoia come caso appunto paradigmatico di mania religiosa, in cui un'idea fissa, una monomania, un'idea fissa era quella appunto di, in questo caso, addirittura diciamo di essere un nuovo Cristo, quindi di avere delle velleità di riforma della stessa Chiesa poi cattolica. E Lombroso è su queste posizioni leggermente un po' sfumatamente, un po' differenziata. Lombroso enumera proprio le prove di questo. Le prove sono in primo luogo dai suoi scritti, naturalmente, perché quello che lui ha di oggettivo sono gli scritti. Quindi dagli scritti dice, in primo luogo, si vedono degli aspetti di genialità nei suoi scritti, e sappiamo che Lombroso aveva scritto L'uomo di genio, sappiamo che anche la genialità è un indice di patologia, secondo la sua visione, quindi tutti gli scostamenti dalla norma statistica possono essere intesi come patologici, quindi era stranamente geniale, ha scritto, come dire, era quasi un intellettuale, pur essendo sprovvisto di strumenti culturali, veniva da una realtà totalmente non acculturata, e già questi quindi erano elementi che definivano qualcosa che poteva essere patologico. Poi naturalmente nei suoi scritti lui descriveva le sue visioni, le voci, e quindi diciamo dava lui gli elementi clinici molto molto evidenti di una patologia, e poi c'era il Manifesto dei Popoli, cioè c'era uno di questi scritti nei quali lui insomma, dava anche delle linee generali, come dire, aveva anche l'ambizione di essere, no, rispetto al suo ruolo, veniva da un piccolo paese del centro Italia, di dare disposizioni che potessero avere una valenza universale. Questi due aspetti sono poi i due aspetti che fanno fare diagnosi a Lombroso non solo di mania religiosa, certo le voci e la sua auto di dichiarazione no, di essere un nuovo Cristo, eccetera, erano in questo senso, ma poi era anche mattoide, secondo Lombroso, perché i mattoidi erano quelli che
che in qualche modo ingenuamente, in modo velleitario, avevano un'intuizione, pensavano che quell'intuizione, pur sostanzialmente essendo persone non competenti e ignoranti, poi però pensavano che l'intuizione gli valesse una gloria, potesse permettere di soddisfare le loro ambizioni. Quindi secondo Lombroso era una via di mezzo, spesso Lombroso aveva queste vie di mezzo, no? Quando non riusciva a collocare bene la persona nei suoi schemi, diceva era a metà fra il maniaco religioso e il mattoide, e faceva degli esempi che, al di là del valore, no, dal punto di vista psichiatrico, però ci dicono qualcosa anche di quello che all'epoca si sapeva in Italia, poteva riportare un Lombroso di ciò che accadeva nel mondo, perché confronta con Passanante, che sappiamo essere stato attentato alla vita del re, ma anche, diceva Lombroso, con i Taiping in Cina, con i ribelli in Persia e con i credenti Bahai, una religione tuttora esistente, un sincretismo, diciamo, fra tante religioni. Quindi, a suo dire, secondo Lombroso, chi voleva addirittura mettere insieme i contenuti di varie religioni, così in virtù dell'esistenza di un unico Dio, poi alla fine era equiparabile, no, ai mattoidi, che pensavano di avere delle idee originali. Quindi Lombroso certamente non si risparmiava di giudicare un po' chiunque gli capitasse a tiro, e questo un po' è quello che era l'opinione degli alienisti del tempo. Sì, tra l'altro il caso della Zaretti chiaramente aveva avuto un eco notevole nell'opinione pubblica, e quindi in parte per questo che gli psichiatri se ne occupano così tanto, ma anche perché era un caso un po' paradigmatico, dava la possibilità agli psichiatri di intervenire in alcuni temi importanti, in alcuni temi caldi, uno di quali era appunto collegato alla religione. Pensiamo quello che capita anche più o meno negli stessi anni, quando ci sono esempi simili dall'epidemia delle ossesse di Vergennes ad altri casi simili, gli psichiatri chiaramente non si tirano indietro in questo confronto, anche se loro stessi forse a volte nelle loro teorie non sono sempre così lineari. No, gli psichiatri, ma l'aveva detto in modo molto esplicito Tamburini, lo dirà, perché in realtà qua siamo qualche anno prima, lo dirà a inizio secolo, dicendo la psichiatria deve rischiarare con la sua luce non solo l'ambito sanitario, medico, clinico, ma tanti ambiti del sapere umano, in modo da sconfiggere credenze, superstizioni, cioè deve aiutare le altre discipline e le istituzioni nel fare chiarezza, nel vedere ciò che l'ignoranza e la superstizione impediscono di vedere. E allora appunto, no, si diceva, e lui si credeva un innovatore della Chiesa, si credeva in grado di poter imprimere una svolta alla religiosa, alla comunità in cui viveva, ma poi idealmente estesa a tutto il pianeta. E in questo gli psichiatri, che, come dicevamo nella premessa, certamente non avevano una vocazione clericale, gli psichiatri dell'epoca cominciano a snocciolare una serie di esempi e dicono: beh, in fondo però le sue idee non erano poi diverse da quelle di altri che hanno avuto ben altro riconoscimento e ben altra fortuna. Li leggo, perché l'elenco è veramente lungo e interessante. Secondo Lombroso cita fra gli altri Ignazio di Loyola, Giovanna d'Arco, Lutero e Savonarola, quindi come persone che avevano avuto la stessa, diciamo, velleità, ma con, chiaramente, che sono passati alla storia in modo totalmente diverso da Davide Lazzaretti. Verga dice che se avesse avuto più cultura avrebbe potuto avere la fortuna di Paolo di Tarso, Agostino e Lutero. Quindi sono un po' tutti, metà sono santi per la Chiesa Cattolica, ma poi sono le persone sulle quali si è fondato il pensiero cristiano nel corso dei secoli. E per Tanzi, cito letteralmente, il suo era un neocristianesimo impregnato di comunismo,
ma non molto diverso né più incoerente di quello bandito dal Gesù autentico. Quindi diciamo la loro visione laicamente era quella che non era la prima delle persone che avevano avuto delle intuizioni di tipo religioso, era una delle tante a cui le cose non erano andate bene, perché poi si immagina che erano tanti altri quelli che poi erano finiti nel dimenticatoio, ma poi ce n'erano alcuni che invece la storia aveva consegnato come innovatori o come portatori di un pensiero autentico. Tanzi che prima il giudizio è più forte in assoluto, ma sembra Tanzi laico, quindi certamente non aveva nessuna intenzione di sposare le idee di Lazzaretti, per intenderci, però sembra guardare con un po' di simpatia, perché in fondo, anche se non lo dice esplicitamente, cita alcune delle innovazioni della chiesa lazzarettiana, ammesso che si possa parlare di chiesa perché non esisteva, ma del pensiero di Lazzaretti sulle innovazioni da portare al cristianesimo, e cita l'abolizione della confessione, l'idea di un regno della speranza a cui erano destinati giusti non cattolici, cioè persone che si comportavano in modo retto ma non avevano la fede, e poi il fatto che Lazzaretti sostenesse che il male non era dovuto al demonio quanto alla perdita di umanità da parte degli individui. Insomma, musica per le orecchie un po' di Tanzi, perché in fondo sì, erano alcuni pensieri, alcune idee che andavano a correggere alcuni aspetti che probabilmente pensava Tanzi essere non così svolti in modo abbastanza compiuto dalla dottrina, dai dogmi, dai paradigmi della Chiesa. E quindi diciamo veniva accostato, diciamo, a quello di altri, il nome di Davide Lazzaretti, a quello di altri importanti pensatori con anche una dignità, ma poi con un destino totalmente diverso, legato però a fattori sociali di contesto. Sì, non, diciamo, gli psichiatri hanno preso posizione in questo caso contro la Chiesa, ma al tempo stesso lo prendono anche contro lo Stato, colpevole di aver sostanzialmente sparato e ucciso su un gruppo di popolani che andava semplicemente in processione senza nessun rischio, quindi sempre con l'idea di tamburini, di illuminare un po' tutte le parti della società. Anche su questo prendono posizione. Sì, e sia il socialista Lombroso, che chiaramente aveva un motivo in più per essere critico nei confronti del governo, ma sia anche chi era più allineato, cioè in fondo per tutti gli psichiatri, ma forse anche per molte altre persone, era stato un gesto di oppressivo da parte dello Stato, insomma comunque una strage che non era motivata da reali esigenze di ordine pubblico. E per gli psichiatri in più era palese che questo era dovuto proprio sempre al fatto che non si era voluto mai pensare alla cosa più semplice, cioè si trattava di un folle che aveva avuto un po' di seguito, parlando comunque dell'Appennino dell'Italia centrale, che ha avuto un po' di seguito in un contesto che veniva ritenuto all'epoca di persone non acculturate e di persone appunto ingenue che l'avevano seguito. Sarebbe bastato, secondo gli psichiatri del tempo, anziché dare questa prova di forza ingiustificata e quindi causare la morte di varie persone e sopprimere, no, nel sangue le idee e la vita di Lazzaretti, sarebbe stato sufficiente appunto affidarsi alla psichiatria, riconoscerne la malattia e quindi certamente eliminarlo dal punto di vista sociale, nel senso che non era una persona che avrebbe dovuto poi rimanere in società, in comunità, ma destinarlo a un ambiente che fosse sì di reclusione ma anche di cura per le sue idee folli. Questo non era stato fatto e questa era una colpa dello Stato. Verga peraltro mette anche in guardia e dice: ma attenzione che poi non possa capitare che sulla base di che una repressione così forte, così ingiustificata, non porti poi al risultato opposto nella popolazione, cioè a quello di schierarsi da questa parte e quindi magari creare un'epidemia teomanica o demonomaniaca ancora più grossa, cosa che non avvenne, ma insomma paventava anche il rischio che
che appunto reprimere anziché curare le manifestazioni patologiche poi gli desse, no? Finisse per dare a queste manifestazioni un connotato politico e sociale e a rinforzare poi la credenza, la superstizione, quindi a creare delle vere e proprie epidemie di manie, come appunto poi accadde verso la fine dell'Ottocento, come dicevi, a Besegnis, o anche in altre situazioni, legate alla suggestione chiaramente popolare. Sì, in qualche modo, tra l'altro, il pensiero, il messaggio di Davide Lazzaretti riesce ad andare avanti oltre la sua morte. I suoi seguaci vengono processati, ma la chiesa da lui fondata, la chiesa Juris Davidica, cioè fondata sul diritto di Davide, secondo il nome che lui aveva scelto, è andata avanti in realtà fino a una ventina d'anni fa. C'erano ancora dei sacerdoti che seguivano quella liturgia, quel rito, ovviamente sempre nella zona attorno al Monte Amiata. Poi però, diciamo, l'eco di questo evento si è spento abbastanza alla svelta, diciamo che poi anche la storia italiana e europea ha portato presto altre vicende che forse hanno contribuito a dimenticare presto il caso, la storia di Davide Lazzaretti. Un primo recupero importante viene fatto da Antonio Gramsci all'interno dei Quaderni da carcere. Ovviamente è, per motivi legati alla tipologia di questo testo, una citazione un po' spot, cioè cita en passant senza approfondire molto il caso, però lo recupera gli aspetti di interesse sociale, quindi di rivoluzione, di attenzione alle condizioni della popolazione, l'idea appunto di questa comune, di mettere in comune i beni, di un'assistenza, una mutua assistenza. Bisogna aspettare però gli anni 70, forse anche in occasione del centenario, quando si avvicina il 1978, per avere una rivalutazione anche da parte degli psichiatri del caso di Lazzaretti. Tra l'altro, se vi interessa, vi segnalo che proprio nel 1978 è uscito una storia romanzata tratta dalle vicende proprio di Davide Lazzaretti, si intitola Il Cristo della Miata, è scritto da Rego Petacco, è molto piacevole anche da leggere, quindi ve lo consiglio. È in quel periodo però che anche, dicevamo, gli psichiatri rivalutano, rileggono questa vicenda e ne hanno un'interpretazione completamente diversa da quella che avevano dato 70 anni, 100 anni prima i loro colleghi, perché nel frattempo è cambiata l'Italia ovviamente, ma è cambiata, sta cambiando in quegli anni la psichiatria, stanno cambiando i rapporti con lo Stato, con la religione, con il potere in genere, quindi la vicenda di Lazzaretti diventa simbolo di qualcos'altro in quel momento. Si sposta completamente il fuoco del problema. Allora, la psichiatria italiana negli anni 70 sappiamo che era una psichiatria in grande movimento e che metteva in discussione l'istituzione manicomiale. Certamente sappiamo che poi con la legge 180 verranno chiusi i manicomi, ma metteva proprio in discussione quella che era stato il ruolo per un secolo e mezzo, grosso modo, degli psichiatri come figure che avevano una funzione di esclusione sociale e che avevano sostanzialmente un ruolo di tutela della società nei confronti dei malati di mente, anziché semplicemente, come deve essere, come oggi, di persone che hanno come obiettivo quello di la cura, l'assistenza, la riabilitazione delle persone con problemi psichici. Allora, il fuoco si sposta anche perché poi, come dicevi, la figura di Davide Lazzaretti è sempre su tre piani. Uno, quello patologia, non patologia, e quindi l'aspetto psichiatrico. L'altro è quello di innovatore della Chiesa e quindi con quelle che erano le sue idee in merito alla Chiesa. Poi c'era anche l'aspetto sociale, no? Se Verga diceva, ma quello non era mica un posto da comunisti, era un posto da creduloni superstiziosi, invece poi le idee erano anche idee che avevano dei connotati precisi, no? C'era questa Lega della Santa Alleanza di mutuo aiuto, c'erano dei pensieri che venivano portati avanti. Che allora negli anni 70 gli psichiatri che già vedono nella malattia mentale, come dire, valorizzano molto la dimensione sociale della malattia mentale e anche le cause sociali delle malattie mentali, ecco, spostano il fuoco dal personale, dal singolo, dalla malattia alle istanze di una comunità. A quel punto
e fanno un po' di accuse ai loro colleghi dell'epoca. Quindi dicono in primo luogo questi psichiatri che vivevano la vita che poteva condurre un professionista, un alienista, direttore di manicomio a Milano piuttosto che a Reggio Emilia, applicato alla popolazione di Arcidosso le proprie idee, il proprio ragionamento, cioè quello che era patologico per anche solo un cittadino, un borghese, un professionista di Milano, non può essere altrettanto automaticamente considerato patologico per chi viveva nella campagna del Monte Amiata. Quindi questo è un primo difetto, cioè considerare patologico quello che invece culturalmente, in termini di credenze, anche di superstizioni se vogliamo, ma comunque era culturale e non era fuori dalla cultura, come invece poteva essere fuori dalla cultura per loro. Sulla base di questa addirittura c'era chi poi faceva anche un distinguo ancora più sottile, cioè, ma in fondo, ok, ci può anche essere un delirio inizialmente alla base di questo, ma poi se il delirio è accettato, è riconosciuto come in realtà sintonico da parte di una comunità, allora dopo non ha più tanta importanza da dove viene, qual è la mente che ha partorito, diciamo, determinate idee, determinate istanze, ma quello che conta è il suo significato. E il significato era, secondo gli psichiatri appunto dell'epoca, il significato era quello di vedere riconosciuti dei bisogni, dei diritti, che erano quelli di una comunità oppressa sostanzialmente, che era la comunità contadina, in questo caso del Monte Amiata. Quindi anche se la persona, il leader, poteva avere, no, partire da idee che venivano riconosciute all'epoca come patologiche, ma poi questo non ha molto valore. Quello che ha valore è che cosa significavano queste idee per una comunità di persone, ed appunto erano un'idea e un obiettivo di riscatto sociale che è stato poi, come abbiamo visto, soppresso in modo violento dalle forze dell'ordine e quindi nel sangue. A questo punto la conclusione qual è? A questo punto si chiude un po' il cerchio. Se per gli psichiatri dell'Ottocento c'erano dei colpevoli in questa storia di sangue, in questa vicenda, che erano certamente lo Stato italiano per come aveva represso la manifestazione, la Chiesa per come da un lato favoriva e dall'altro si opponeva, ma comunque la Chiesa con le sue credenze / superstizioni nella logica appunto dell'epoca, dell'Italia laica dell'epoca, e anche naturalmente il terzo colpevole, il più palese, era la biologia, cioè quindi comunque era la follia, no? Quindi era la malattia, mentre però le analisi dell'epoca rimanevano su questi poli. Secondo gli psichiatri degli anni 70 del Novecento c'era però un altro colpevole, quello vero, quello che stava dietro un po' tutte queste cose, ed era la borghesia, era sostanzialmente il vero mandante, era la società borghese che non tollerava quelle manifestazioni, che nascessero in un modo, che nascessero nell'altro, di protesta, di rifiuto, di rivendicazione di diritti da parte di chi? Di quelle classi che non erano invece, che non appartenevano alla borghesia, che si erano escluse dalla società borghese. Quindi il vero mandante in fondo della vicenda di Davide Lazzaretti era la borghesia, ma attenzione, la borghesia che aveva negli psichiatri dell'epoca i suoi operativi, cioè quindi quella borghesia che si serviva non solo di altri strumenti, ma anche, parlando di psichiatria soprattutto, proprio di quegli alienisti che, definendo folle quello che invece doveva avere soprattutto una riconosciuta valenza di tipo sociale, ecco, poi questi psichiatri facevano il gioco appunto della società borghese che da un lato opprimeva e dall'altro poi non riconosceva nemmeno, proprio tramite gli psichiatri, non riconosceva nemmeno la valenza sociale, e quindi l'attribuzione del riconoscimento della follia come sostanzialmente causa della vicenda di Davide Lazzaretti era finalizzato al mantenimento di un ordine sociale che era funzionale alla classe borghese. Quindi questa era un po' la lettura,
degli anni 70, certamente in linea poi con quella che era la lettura complessiva, no? Del disagio psichico, del ruolo della società e di quella che poi poteva essere la lettura dei fenomeni psicologici e psichiatrici dell'epoca. E naturalmente in questa lettura finiva anche una critica a quella che era il ruolo della psichiatria e quindi degli psichiatri di cui abbiamo parlato oggi nella vicenda di Davide Lazzaretti. Sì, grazie Gaddo, sono molto contenta che abbiamo rispolverato una vicenda effettivamente ormai poco nota come quella di Davide Lazzaretti, che meriterebbe anche ulteriori approfondimenti rispetto a questo racconto che vi abbiamo fatto nel nostro video di stamattina. È un caso di una rivoluzione, ahimè, finita male, sicuramente non mite. Il messaggio che c'è alla base invece del tema che noi abbiamo scelto per la settimana della salute mentale è condividere una mite rivoluzione. È quella proprio di cercare di mettere in atto nelle nostre vicende anche quotidiane qualche piccolo atto di gentilezza, di condivisione, in modo da innescare in maniera molto più pacifica, ahimè, di quella che è stata quella di Lazzaretti, rivoluzioni positive sia nell'ambito della salute mentale, dei rapporti con gli altri, un po' a 360 gradi. Quindi questo è l'augurio con cui ci salutiamo. Vi invitiamo a seguire tutti gli eventi della settimana della salute mentale in presenza, rimane attivo anche il nostro canale YouTube. Ci rivediamo con Gaddo, con i nostri altri ospiti, da ottobre in poi, perché riprende sui canali della Biblioteca Scientifica Carlo Livi la rassegna Storicamente. Quindi torneremo a parlare di storia della psichiatria, come sempre, a 360 gradi. Grazie Gaddo per essere stato qui con noi anche oggi. Grazie a te e a tutti. E grazie a chi ci ha seguito, e arrivederci con tutti gli altri eventi della settimana della salute mentale. Arrivederci.